bronzo dorato. Allora, ci sono i tempi, ci sono le tali. Si può vedere sono i tempi, sono le tali. Come si distingue dal tempio della casa? Nello stile di pagoda. Sopra un muro, quando c'è un muro, secondo me c'è l'acqua. Intorno, dove sono i pinacoli, sono quelli. Senza i pinacoli sono le case. Guardate che davanti al tempio d'oro, si vede un tempio d'oro, un tetto di rame. Sotto c'è una folla di gente, quello che fanno per il fondo è il giorno. Cioè la tenda, dentro della tenda. Poi questi sono tempi, tempietti. Allora, ogni tempo non sta facendo lo stefano, ma durante di questo fatto, perché nel mezzo del tempo abbiamo quello di Lingam Pignoni, la parte superiore. Lingam, la pianura, la parte superiore. La pianura, la parte superiore, conoscenza, saggezza, salvezza, la pianura, forza, quello è il simbolo della creazione, quello che è stato venerato, è stato fondato il terzo secolo prima di Cristo. Dal terzo secolo prima di Cristo fino adesso è stato adorato. Una volta nella vita gli induisti devono porgere omaggio al tempio di Pashupatinath. Perché dicevo, il tempio di Pashupatinath è stato paragonato come i musulmani hanno mosso Mecca al Tirana, come i cristiani hanno importanza di Gerusalemme sulla città del Tirana. Una volta nella vita gli induisti devono porgere omaggio al tempio. Proibito entrare. Gli induisti se entrano, tutti entrano con piedi nudi, guardate, nessuno hanno ciabatte, no cinture, no portafoglie, no... No cellulare, no. Cellulare perché proibito di poter fare del lingam del tempio, perché cellulare ci sono, ci si poteva fare anche, perciò. Tutti, guardate il Signore quel che sta salendo, indui, non induista non può. Ok, signori?